La famiglia è il motore del nostro paese. Io sto pensando alle mamme e ai papà che si sono sacrificati per i loro figli, ai ragazzi magari in cassa integrazione o disoccupati che ancora trovano sostegno nella loro famiglia d'origine. Sto pensando ai nonni che hanno utilizzato un pezzo della loro pensione per aiutare i loro nipoti che fanno fatica a trovare lavoro. Senza la famiglia non ci sarebbe questo enorme ammortizzatore sociale che salva il nostro paese, ma soprattutto senza la famiglia non avremmo un domani. Sto pensando al tasso di natalità che cala ogni anno, nonostante il numero dei figli desiderati da parte delle coppie italiane sia comunque ancora alto. E c'è qualche cosa che blocca, abbiamo un deficit di speranza, abbiamo un deficit di futuro e dobbiamo fare in modo che questo sia risolto, altrimenti il rischio è che nel nostro paese non ci sia più nessuno tra 50 o 60 anni. Allora, nel privato ognuno faccia ciò che vuole. Ma la famiglia è quella dove c'è la mamma, dove c'è il papà e dove ci sono i bambini, dove ci sono i nonni, dove c'è il futuro. Il prossimo weekend ci sarà questa manifestazione molto importante sul Family Day. Che sensazione c'è, insomma, perché poi l'Italia è un paese anche un po' spaccato su certi temi. Non mancano le pomeriggio. Io invito tutti a non fare polemiche sulla famiglia, per piacere, non dividiamoci sul futuro del nostro paese. La festa di Verona, una 3 giorni internazionale, sta sollevando polemiche strumentali da parte di chi pensa di volere ancora fare la lotta di classe come nel 68 e di portare la lotta di classe nella famiglia. Lasciamo fuori dalla polemica la famiglia, io invito tutti a venire a Verona a vedere la bellezza delle mamme, dei papà, dei bambini, dei nipoti, dei nonni, degli zii, dei cugini, cioè di tutta quella realtà, quella rete familiare che innerva il nostro paese, che innerva la nostra Europa. Senza famiglia non c'è futuro, senza famiglia non c'è domani. Sembra che qualcuno del Movimento 5 Stelle, anche su questo, insomma, provate quasi a dividervi e non sarebbe il caso. Io ho invitato gli amici del Movimento 5 Stelle a essere presenti e a scoprire con i loro occhi che quello che hanno letto su Repubblica, quello che hanno letto sull'Espresso, che hanno letto su questi giornali sono semplicemente delle bugie, delle menzogne, delle fake news. Là non sarà un evento contro nessuno, sarà un evento a favore di tutti. Tutti noi abbiamo una famiglia, tutti noi siamo nati da una famiglia e quindi è la festa di tutti. E fuori dall'Hotel Nettuno, dove si teneva il dibattito sulla famiglia, presente appunto il senatore leghista, nutrita protesta di sindacati ed associazioni contro proprio il decreto Pillon, che prevede modifiche al diritto di famiglia, alla separazione e all'affido condiviso dei minori. Marica Longo del centro Tamaia, decreto Pillon tanto discusso, tanto anche contestato, perché? Contestato perché è un arretramento del diritto di famiglia di ben 50 anni e quindi è un atto, un attacco a quello che è qualunque tentativo delle donne di poter uscire prendere parte ai percorsi di fuoriuscita dalla violenza, perché non la nomina la violenza, non la contempla e attraverso il concetto di mediazione viene a violare uno dei principi fondamentali della Convenzione di Istanbul, che appunto proprio vieta assolutissimamente in situazioni di violenza l'utilizzo della mediazione.